Noi non ce ne andremo in silenzio nella notte. Noi non ci arrenderemo senza combattere. Noi continueremo a vivere. Noi sopravviveremo e festeggeremo tutti insieme la ricostruzione del nostro amato territorio. Grazie. Montereale ha un grosso legame con tutti questi nostri concittadini che si sono trasferiti a Roma e che stanno tornando e che non vogliono e non devono assolutamente interrompere questo legame con questo territorio. Sicuramente è un'iniziativa da ripetere anche nelle altre frazioni, lo faremo sicuramente con le fiere che rinizieranno a Montereale come di consuetudine tutti gli anni, quindi dobbiamo andare avanti, è un momento impegnativo per tutti, dobbiamo andare avanti. Noi siamo grati a questa associazione Giovanna Nota Onlus perché effettivamente ha dimostrato tutta la sua vicinanza, ha capito, è stata molto sensibile, ha capito il nostro problema, il nostro dramma, quello che stiamo vivendo e ci ha dimostrato tutta quanta la solidarietà possibile con questa donazione. Noi siamo veramente grati. Abbiamo provveduto a portare di nuovo qui gli abitanti di Aringo che erano andati via dopo gli eventi sismici degli ultimi mesi e c'era effettivamente voglia di tornare, molti abitanti di Aringo volevano tornare perché avevano lasciato le case così, non erano più rientrati e abbiamo creato questo ritorno con pullman, mezzi propri eccetera e anche abbiamo creato questa permanenza all'agriturismo proprio perché c'era bisogno di rientrare nei nostri luoghi, quelli che sentiamo nostri. Giuseppe Notaro, cosa ha spinto la sua fondazione a fare questa donazione, a venire in questi territori? Io ho creato una fondazione per onorare la memoria di mia moglie che è scomparsa 3 anni fa. È un onlus a cui si può devolvere il 5 per 1000 in sede di denuncia dei redditi e tra gli scopi c'è quello di soccorrere chi ne ha più bisogno e nessuno in questo momento, come queste popolazioni terremotate, deve avere la nostra solidarietà. Ecco perché sono venuto qui a condividere le loro ansie, le loro aspettative, questo terremoto devastante che è stato quello che è stato. Ecco, ho letto con piacere quello che mi è stato sottoposto, ho ritenuto che fosse dovere della Fondazione di fare qualcosa di veramente di tangibile nei confronti di questa popolazione, delle quali veramente ho ammirato lo spirito con il quale affronta questo grossissimo problema, il problema della ricostruzione, il problema di non far scappare gli abitanti presi dal panico, di cercare di trattenerle nel territorio.